La giunta Mutalipassi, con apposito provvedimento, ha fornito un atto di indirizzo al responsabile del SUAP, l'architetto Gaetano Cerminara, che in collaborazione del responsabile dell'area vigilanza e polizia locale di Agropoli, Antonio Rinaldi, si occuperà della redazione del SIAD, lo strumento comunale di intervento per l'apparato distributivo. Il SUAP ha conferito incarico ad un professionista esterno che, di concerto con gli uffici, dovrà provvedere alla redazione dell'importante documento. Il SIAD è uno strumento integrato della pianificazione urbanistica per la programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali. Si andrà di fatto a stabilire, in conformità con le normative in vigore, i criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private ed in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree degli immobili, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Si avrà quindi modo di favorire un'equa distribuzione delle attività e nel contempo anche attraverso agevolazioni ed incentivi di creare le condizioni utili a favorire la nascita di nuove imprese. Dopo l'approvazione del regolamento dei Deor, la cui vigenza è partita dal 1 gennaio 2024 e il commento del sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi e dell'assessore al commercio Roberto Apicella, ci apprestiamo a concretizzare il SIAD, utile ad una giusta ed equa distribuzione delle attività commerciali sul territorio. Un'assoluta novità per la città di Agropoli che porterà sicuri benefici agli esercenti e nel contempo per l'utente finale.